Abbiamo già visto l'importanza del numero di ossidazione in chimica e in particolare vediamo la sua applicazione nel bilanciamento delle cosiddette reazioni redox. Le reazioni redox o reazioni di ossido-riduzione sono in quelle in cui c'è una variazione nel numero di ossidazione degli elementi che fanno, diciamo, che partecipano a questa reazione. Bisognerebbe dire, come in effetti si dice quasi sempre, che c'è una variazione nel numero di ossidazione in un elemento che si ossida e nell'altro che si riduce. E questo è logico. Bisogna però considerare anche che ci sono delle reazioni particolari di ossidoriduzione, delle quali non ci occuperemo, le cosiddette reazioni di dismutazione o disproporzione, in cui è lo stesso elemento reagente che in parte si ossida e in parte si riduce. E questa è considerata una reazione redox a tutti gli effetti. Però noi vediamo una tradizionale reazione in cui dei due reagenti, uno si ossida e l'altro si riduce. Qui vediamo che ad ossidarsi è l'idrogeno perché passa dal numero di ossidazione 0 a più 1 e il cloro invece si riduce e passa da 0 a meno 1. Colui che si ossida, cioè l'idrogeno in questo caso, si chiama anche riducente perché consente all'altro di ridursi. E colui che si riduce, cioè il cloro, si chiama anche ossidante perché costringe, tra virgolette, l'altro partner ad ossidarsi, appunto, a cedere gli elettroni. Come si bilanciano questo tipo di reazioni? Questo tipo di reazioni, che talvolta sono molto complicate, hanno una modalità di bilanciamento completamente diversa dal tradizionale bilanciamento delle reazioni non redox, in cui si basa essenzialmente alle masse coinvolte. Qui bisogna tener conto anche delle cariche. Vediamo un semplice esempio. Abbiamo questa reazione redox scritta già in forma ionica netta, cioè non è stata scritta in forma molecolare come la precedente, ma neanche in forma ionica, perché sono stati tolti i cosiddetti ioni spettatori. E abbiamo soltanto il ferro che passa da più 3 a più 2 e quindi evidentemente si riduce, e lo stagno che passa da più 2 a più 4 e quindi si ossida. La prima cosa da fare è separare queste due semireazioni, cioè quella di riduzione e quella di ossidazione, e vedere separatamente per ciascuna di esse cosa è necessario per bilanciare appunto le cariche. Se noi vediamo qui a sinistra abbiamo due cariche positive, a destra diventano quattro cariche positive. Per questa ragione bisogna aggiungere due elettroni lì dove prevalgono le cariche positive, in questo caso a destra. Nell'altra reazione, la reazione di riduzione, vediamo che il ferro ha tre cariche positive e poi passa a due, il che significa che dobbiamo questa volta aggiungere gli elettroni nella parte di sinistra. Ora, qui vorrei sottolineare una cosa di un'estrema importanza e serve come check, serve come appunto test se stiamo procedendo bene. Quando si separano, nel punto in cui si separano le due reazioni e si bilanciano le cariche, è ovvio ed è obbligatorio, direi, che gli elettroni da aggiungere debbano apparire tra i prodotti, nel caso dell'ossidazione, e tra i reagenti, nel caso della riduzione. La ragione, il senso è questa, che se una sostanza si sta ossidando, gli elettroni sono un prodotto di questa ossidazione e quindi dobbiamo trovarli appunto a destra della freccia di reazione. Quando invece una sostanza si sta riducendo, ha necessità di elettroni, quindi gli elettroni vanno considerati come dei reagenti affinché la riduzione avvenga. Questo è un comodo sistema per verificare che stiamo procedendo nel senso giusto. Ora però molto spesso le reazioni redox non avvengono. Ecco, vediamo la parte finale. Sì, prima, scusate, ero andato troppo avanti. Quindi queste due semireazioni sono state bilanciate dal punto di vista delle cariche singolarmente, però vediamo che abbiamo due elettroni coinvolti nella ossidazione e uno soltanto coinvolto nella riduzione. Per questa ragione tutta la semireazione di riduzione deve essere moltiplicata per due in modo tale da poter bilanciare il numero di elettroni coinvolti nell'ossidazione con quelli coinvolti nella riduzione. Questo è ovvio perché per il principio della conservazione della carica, le cariche, così come la massa, non possono né sparire né crearsi dal nulla. Una volta che nelle due semireazioni la quantità degli elettroni coinvolti è la stessa, possiamo ricomporre l'intera reazione sommando tutto ciò che sta a sinistra della freccia di reazione, sia nella ossidazione che nella riduzione, e tutto ciò che sta a destra della freccia di reazione, sia nell'una che nell'altra. Si vede la reazione completa, si semplificano ovviamente gli elementi presenti a sinistra e a destra in ugual quantità, che sono appunto gli elettroni che hanno partecipato, e abbiamo ottenuto la reazione bilanciata, ovviamente scritta sotto forma ionica netta. Qualora fosse necessario, si devono
reinserire gli ioni spettatori e eventualmente riportare la reazione nella sua forma molecolare. Queste due cose generalmente non si fanno perché la maggior parte delle reazioni di ossidoriduzione avvengono in ambiente acquoso e quindi ha molto più senso vedere questa modalità di bilanciamento delle redox, che va seguita passo passo in maniera proprio, diciamo, ferrea. Partiamo anche in questo caso da una reazione di ossidoriduzione già scritta in forma ionica netta e ci accorgiamo, facendo il calcolo del numero di ossidazione che qui è omesso per semplicità, ci accorgiamo che questa volta il ferro passa da più 2 a più 3, quindi lui che si ossida, mentre il cromo che si riduce. Per cui, una volta individuati quali sono gli elementi che si ossidano e si riducono, si possono separare le due semireazioni. E fin qui nulla di nuovo rispetto a quanto abbiamo detto prima. A questo punto però il bilanciamento prende una strada completamente differente. Si sospende il bilanciamento delle cariche per introdurre una specie di inciso in cui si bilanciano le masse. E anche in questo caso bisogna essere rigorosi nel rispetto dei passaggi. Bisogna cominciare a bilanciare prima di tutto le masse degli elementi che non siano né idrogeno e né ossigeno. Nella stragrande maggioranza dei casi sono proprio gli elementi che partecipano alla ossidoriduzione che vengono bilanciati. E quindi ci accorgiamo che qui gli atomi di cromo sono 2 e qui uno soltanto. Per questa ragione moltiplichiamo per 2 lo ione cromo che sta sulla destra. Il ferro invece è già bilanciato e quindi con lui abbiamo risolto. Il passaggio successivo è quello del bilanciamento degli atomi di ossigeno che avevamo trascurato precedentemente. La modalità per bilanciare l'ossigeno è quella dell'aggiunta di acqua, appunto perché stiamo parlando di reazioni redox che avvengono in ambiente acquoso. Siccome qui a sinistra ci sono 7, io, chiedo scusa, 7 atomi di ossigeno e a destra non ce n'è nessuno, bisogna aggiungere 7 molecole di acqua sulla destra. Nel caso del ferro l'ossigeno non è presente, quindi possiamo procedere. Si passa a bilanciare l'idrogeno sotto forma di ioni H+, poi vedremo in particolare il significato di questa cosa. La maggior parte delle reazioni, cioè si parte dal presupposto che queste reazioni non soltanto avvengono in ambiente acquoso, ma avvengono in ambiente acido. Ci accorgiamo che ancora una volta nel caso del ferro non c'è nulla, così come non c'è l'ossigeno non c'è neanche l'idrogeno, mentre nel caso del cromo qui abbiamo che ci sono 2 per 7, 14 atomi di idrogeno a destra perché abbiamo appunto introdotto le 7 molecole di acqua, ci tocca aggiungere 14 protoni a sinistra. E in questa maniera abbiamo bilanciato le masse degli elementi diversi da ossigeno e idrogeno e anche le masse dell'ossigeno e dell'idrogeno. Si passa adesso alla parte più, diciamo, delicata, quella più tipicamente legata alla redox. Quindi è come se avessimo terminato quella divagazione, quella deviazione che abbiamo fatto prima, e torniamo a parlare di cariche. Bisogna guardare ogni singola semireazione ancora indipendentemente dall'altra e vedere il bilanciamento totale delle cariche presenti a sinistra e a destra. Facendo due conti si vede che nella reazione di riduzione del cromo abbiamo 12 cariche positive a sinistra e soltanto 6 a destra. E qui entrano in gioco gli elettroni. Bisogna aggiungere degli elettroni nella parte in cui prevalgono le cariche positive e bisogna aggiungerne tanti quanti servono per bilanciare le cariche a sinistra e a destra. Questo si chiama appunto il bilanciamento delle cariche. Siccome qui c'è una prevalenza di cariche positive, ce ne sono 6 in più, aggiungendo 6 elettroni abbiamo bilanciato le cariche. Tenete presente che bilanciare le cariche non significa portare le cariche a zero a sinistra e a destra, bensì fare in modo che a sinistra e a destra ci siano le stesse cariche. Nel caso del ferro, che è molto più semplice, abbiamo 2 cariche positive a sinistra e 3 cariche positive a destra, quindi aggiungendo un solo elettrone a destra otteniamo 2 cariche positive da una parte e 2 cariche positive dall'altra. E abbiamo bilanciato anche le cariche della reazione della semireazione di ossidazione. Come vedete, e come avevamo detto prima, nella reazione di riduzione gli elettroni appaiono a sinistra, perché sono diciamo, dei reagenti veri e propri, e nella reazione di ossidazione appaiono a destra, perché sono dei prodotti. A questo punto abbiamo completato il bilanciamento sia delle masse sia delle cariche di ciascuna delle due semireazioni. Ci resta soltanto da unirle queste due semireazioni. E qui ritorna a galla il principio della conservazione della carica. Se nella reazione di riduzione abbiamo bisogno di 6 elettroni e la reazione di ossidazione ce ne fornisce uno soltanto, è evidente che questo numero di elettroni acquistati e numero di elettroni acceduti
deve essere lo stesso, banalmente il minimo comune multiplo. Moltiplicando, scusate, per 6 la semireazione di ossidazione, otteniamo che il numero di elettroni a sinistra e a destra diventa lo stesso. Ecco qui, vedete, 6 elettroni a sinistra, 6 elettroni a destra, e possiamo ricomporre la reazione completa sommando tutto ciò che c'è a sinistra e tutto ciò che è a destra della freccia di reazione. Terminata questa parte, resta ovviamente soltanto da semplificare, per cui tutto ciò che è presente a sinistra e a destra nella stessa quantità viene eliminato, praticamente gli elettroni. Talvolta può succedere anche che ci siano altri elementi da semplificare, ma non è fondamentale, comunque va fatto. Qui ci sono tutti i passaggi che abbiamo seguito e come vedete c'è scritto che questo è un metodo che va bene appunto nelle soluzioni acide, infatti abbiamo lavorato con i protoni. Nel caso in cui la soluzione invece sia basica, tutti questi passaggi vanno seguiti pedissequamente come abbiamo fatto fino ad ora. E ne vanno aggiunti però degli altri, semplicissimi, che servono per trasformare l'ambiente da acido a basico. I passaggi sono i seguenti. Aggiungere da entrambi i lati, attenzione, da entrambi i lati, tanti ioni OH- quanti servono per bilanciare gli ioni H+ presenti. Per cui, siccome nella reazione noi vediamo che ci sono qui 2H+ a sinistra, dobbiamo aggiungere 2OH- a sinistra, ma ovviamente anche a destra, altrimenti sbilanceremmo completamente il discorso delle masse. Fatto questo, questi due ioni H+ uniti con i due ossidrioni ci danno due molecole di acqua e abbiamo riportato il tutto in un ambiente, come vedete, basico, perché prevalgono alla fine gli ioni OH-, perché gli H+ sono stati neutralizzati formando acqua. Quindi praticamente i passaggi da aggiungere sono quelli che abbiamo appena detto e non sono, attenzione, sostitutivi, ma sono aggiuntivi rispetto a quello che abbiamo visto precedentemente. Seguendo passo a passo tutti questi, diciamo, questi intermedi, tutti questi passaggi, nel 99% dei casi si riesce a bilanciare queste reazioni redox che non sono facili da bilanciare. Ovviamente, come sempre accade in chimica, ci sta qualcosa, qualche reazione strana in cui il sistema che abbiamo appena visto non funziona, però sono delle eccezioni veramente rare.